Accidenti! Non potremmo sbrigarci un po' di più a caricare quella capsula? È meglio che ti calmi, Jet. L'esplosivo contenuto in quella capsula è talmente potente che potrebbe facilmente far saltare in aria l'intera città di Gar. È un gingillo pericoloso, allora. Adesso capisco perché hanno chiamato noi. No. Capitano, fai attenzione. Lo sai che è un carico pericoloso. Non devi esagerare, Jet. Questo tipo di bomba può esplodere soltanto ad alte temperature. Bene, Superstar. La Nitro 95 è sistemata al suo posto. Adesso possiamo partire. Così Jet la smetterà di brontolare. Forza, andiamo. Via. Superior, partenza! Arrivederci! Beh, adesso è ora che mi prepari anch'io. Oh. どうしたセクシーいないのか何マンディチョカ Oh no! Adesso doveva chiamare! Bene, smettiti qualcosa addosso. Non capisci che è difficile dare degli ordini a qualcuno in quelle condizioni? Questa ragazza non ha un po' di buon senso. Guardi un po' cosa ne pensa del mio vestito. Chance wa srangru de shippatsu shita. Chance è partito con Superior. Mentre Crimine insegue Superior, tu porterai la vera bomba alla Nitro 95 a Coral Crystal. È un grosso asteroide venuto dagli spazi siderali. È incredibilmente pesante. La sua traiettoria lo porta in questa direzione. Noi dobbiamo assolutamente distruggerlo prima che colpisca la città di Garrick. L'impatto provocherebbe danni enormi e la morte di moltissime persone. Devo avvisarti però che è un incarico pericoloso. Crimine potrebbe accorgersi che hai tu la vera bomba e fare di tutto per impadronirsene. Ah, adoro le missioni difficili e pericolose. Non posso aspettare. Devo partire subito. Vado. Attenzione, comandante, la navicella che è decollata dalla porta numero 4 della città di Garrick porta a bordo una capsula. Vogliono usare una bomba N95 per distruggere Coral Crystal prima che crei dei problemi alla città, esattamente come aveva previsto il nostro generale. Dobbiamo catturare la navicella senza danneggiarla e impadronirci della bomba. Ok. Ehi, signor Rally, perché non diamo la caccia anche noi a quella navicella? Si può sapere che cosa diavolo stiamo ancora aspettando? Ma non hai ancora capito che se un battaglione combatte insieme ad una Crimine Force, tutti i meriti andrebbero in ogni caso a loro. Anche noi dobbiamo farci notare dal generale. Ah, se è così. Oh, ecco quello che stavo aspettando. È questa la navicella che porta la vera bomba. Ascoltate, l'altro veicolo era solo un'esca. Saremo noi a prendere l'esplosivo.
Quante volte devo dirti di non usare le armi se non è strettamente necessario? Se continui così, ti denuncerò alla commissione disciplinare. Ok, va bene, comandante. La metto via. Per questa volta farò come vuoi tu. Adesso andiamo dietro a quel veicolo. Crimine è caduto nella trappola e ci sta seguendo. Capitano, ne stanno arrivando altri da sopra e da destra. Stanno arrivando altre squadriglie anche da sinistra. Oh, mamma mia! Anche se Superior è fortissimo, non riuscirà a resistere se spareranno tutti contemporaneamente. Ehi, guarda laggiù, ce ne sono anche due enormi! Non ti preoccupare, Jet. Vogliono la Nitro 95 e quindi non ci spareranno addosso. Ma, capitano! Ti ripeto un'altra volta di stare tranquillo, Jet. Quello lì non è un uomo, ma un pezzo di ghiaccio. L'abbiamo accerchiato finalmente, comandante. Bene, però adesso il problema è come fare a impadronirci dell'esplosivo che hanno a bordo. Farò rapporto al comandante in capo. Preferisco chiedere consiglio al generale Folkrasor prima di prendere una decisione. Che cosa devo fare, secondo lei? Sei proprio sicuro che la Nitro 95 sia stata caricata su quella navicella? Sì, però non possiamo sparare perché abbiamo paura di farla saltare in aria. Potresti obbligarli ad atterrare sulla base più vicina, garantendo che non verrà fatto loro alcun male. La loro vita in cambio della bomba alla Nitro 95, ho capito bene, voleva dire questo, vero, generale? Sì, però appena siete riusciti a prendere l'esplosivo, non dovete lasciare tracce né testimoni. Naturalmente, signore. Bene, ne stanno arrivando degli altri. Ma guarda, guarda, sono più bravo di Superstar. Sembra che la ragazzina sia svenuta. Prendiamoci l'esplosivo, visto che adesso è fuori combattimento. Meno male che io ho il sonno leggero e che mi sveglio allegra. Ciao, ciao. Fermo! No! Oh, meno male che sei rinvenuta. È meglio che ti faccia visitare da un dottore appena saremo atterrati alla base di Townland. Ti sono molto grata per avermi salvato la vita. Ma perché l'hai fatto? Tu sei di Crimine, vero? Beh... scusami, ma non avrei mai immaginato che a trasportare la Nitro 95 sarebbe stata una donna come te. In ogni caso, non appena saremo atterrati, ti porterò subito da un medico e mi prenderò io l'esplosivo. Tu non lo sai, per me è importante impadronirmi della Nitro 95. Ma tu sei veramente un uomo di Crimine.
Avete visto come sono esatte le previsioni di Minerva? Aveva persino detto che ci avrebbero fatto atterrare su questa base. Ma dopo l'atterraggio non potremo più ingannarli e saremo costretti a combattere con la Crimine Force. Ingannare? Capitan Chance, vuoi forse dire che la capsula che abbiamo preso a bordo di Superior non contiene l'esplosivo? È proprio così. Ed è stata Venus a caricare la vera bomba alla Nitro 95. Ho ragione, Babyface? Accidenti! Ma vi sembra giusto, capitano? Perché a me non ha detto niente? Ehi, Jet, il capitano non ha detto niente neanche a noi. Sia io che Babyface l'abbiamo capito dal comportamento del capitano. E poi dal fatto che Venus, la nostra specialista in esplosivi, non era con noi mentre trasportavamo la bomba. Sì, questo l'ho capito. Però adesso spiegatemi come farà Superior da solo a battere la Crimine Force. Beh, prima di tutto Superstar supererà lo sbarramento dei veicoli nemici e poi passerà sotto alla base. Ehi, lo dici come se fosse una cosa facile. Beh, io ci proverò. Eh? Intercettate subito quella bomba! Adesso che abbiamo l'esplosivo, non ci resta che eliminarli tutti. Le due grosse navi non ci seguono più. Tra poco raggiungeremo una grande caverna dove potremo combattere. Questa parte della missione sarà interamente affidata a te, Jet. Sì, signore. Lei, generale Folcrato. Ho analizzato attentamente le azioni della nave nemica e ho stabilito che la capsula che trasportava è falsa. Falsa? Però anche la navicella con la bomba vera deve passare su questa rotta per raggiungere Coral Crystal. Per dirti la verità, fino ad un anno fa studiavo all'Istituto di Ricerca Energetica. Più precisamente, facevo una nuova ricerca sull'energia nucleare applicata alle navi spaziali. Ah, allora sei uno scienziato. Ma mentre stavo analizzando le reazioni di alcuni componenti... Quando ho aumentato la quantità di liquido, si è sviluppata un'enorme forza distruttrice e il laboratorio è esploso. Io ho dovuto prendermi la responsabilità dell'incidente e sono stato licenziato dall'istituto. E così non ho più potuto lavorare per continuare le mie ricerche. La sostanza che quel giorno per caso io avevo prodotto è stata chiamata Nitro 95. Ed è stata utilizzata per fare bombe di enorme potenza. Poi finalmente sono stato riassunto da un'altra società. Ed era una delle compagnie sotto il controllo di Crimine. Un giorno sono venuto a sapere che la Nitro 95 veniva usata come esplosivo. L'armata Crimine non era ancora entrata in possesso e sembrava che soltanto il governo la utilizzasse. Così ho deciso di riprendere una cosa che era mia, facendomi aiutare dai miei uomini. Rally, ma non pensi a quello che potrebbe succedere se quell'esplosivo cadesse in mano all'armata Crimine? Come può una persona sensibile come te stare a guardare quando quegli assassini intendono usarla per commettere orrende stragi? E poi se non riusciamo a distruggere subito Coral Crystal, la città di Garrick verrà devastata. Oh, ti prego, Rally, torna verso Coral Crystal. Potresti salvare molte vite umane con la tua Nitro 95. Oh, urrà, ce l'ho fatta, capitano! Però non è stato facile liberarci di loro. Adesso rimangono solo le due grosse navi. Capitano, le due ammiraglie si stanno dirigendo verso Coral Crystal. C'è qualche probabilità che incontrino Venus sulla loro nuova rotta.
Tu l'hai già avvertita, mago? Sembra che abbiano fatto una deviazione e non sono più riuscito a mettermi in contatto con lei. Va bene, mago, la cercheremo noi. Tu parti immediatamente per Coral Crystal. Ci troveremo lì. Ok, Capitan Chance. Molta attenzione, Rally. Esplode a 30 gradi. Oh, che sciocca, l'hai inventata tu. Grazie lo stesso. Grazie, Venus. Mentre tu te ne occupi, vado a fare due passi sull'asteroide. Se quelli sparano, l'asteroide esplode e Venus non è ancora tornata. Rally, ma che cosa vorresti fare? Fermati, ricordati che hai l'esplosivo! Rally! Torna subito indietro, svelto! Addio, Venus. Questa è stata senz'altro la Nitro 95. A noi due, amico, è arrivato il momento di un bel duello per Superior. Vattene via subito! Ma attenzione! Ho messo la Nitro 95 là dietro! Ok, grazie! Io non so quello che è veramente successo. Ma perché sei così triste, Venus? In fondo, anche stavolta è finito tutto bene.